Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo qui a ripresentare una nuova puntata di Monito Space. Oggi, prima di andare a parlare del pianeta del sistema solare Giove, voglio ricordare il nostro solito appuntamento prima di immergerci in questa bellissima atmosfera, in questa bellissima, nuova, eccitante puntata. Fondo c'è il banner, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi sempre al canale con la quale voi vi potete sempre consultare e andare a vedere contenuti nuovi che io porto sempre in esclusiva per voi. Con questo, follow my channel. Andiamo a presentare il sommario e andiamo a vedere in questo momento di cosa parleremo della puntata di oggi. Sommario. L'analisi di Giove, pianeta gassoso più bello del sistema solare. L'analisi del G di Giove, il Voyager attraverso l'intervista anche con il dottor Kulas del JPL Proportional Laboratory della NASA. E poi andremo a vedere le lune di Giove, Ganimede, Callisto ed Europa. Andremo a vedere anche la sorprendente luna Io, la più vulcanica del sistema solare, passando per la cometa Shoemaker-Levy 9 che andò a sbattere su Giove nel 1994. Intervista a Cristiano Badalli Cosmovici e la sonda Galileo e lo studio della sua atmosfera. Allora, come avete potuto vedere dal sommario, oggi parleremo di Giove. Ovviamente facciamo una premessa su questo pianeta. Giove è il gigante dei pianeti, il pianeta più grande del sistema solare. Sappiamo che con il suo diametro di 142.984 km occuperebbe quasi la metà dello spazio che separa la Terra dalla Luna. Ovviamente è un gigante gassoso, circondato da anelli, satelliti e da una famiglia di comete. Su Giove sappiamo tutti che i venti soffiano anche ad una velocità di centinaia di chilometri l'ora. E ovviamente sappiamo tutti quanto Giove contraddistingue il pianeta grazie alla grande macchia rossa che si vede dalla Terra anche con una perturbazione atmosferica facilmente intuibile anche con un banale telescopio. Giove è il quinto pianeta in ordine di distanza dal Sole, è certamente il gigante del sistema solare, come abbiamo detto poc'anzi, talmente grande che potrebbe contenere la Terra al suo interno per ben 1300 volte, pensate. Anche la massa di Giove è notevole, pari a 318 volte la massa della Terra, se sul massimo la massa di tutti gli altri corpi del Sistema Solare, escluso il Sole, otterremo un valore che supera solo del 30% la massa di Giove. Ovviamente non è un caso che questo pianeta abbia preso addirittura il nome del Dio dell'Olimpo. Sappiamo anche che la superficie di Giove non è solida come quella di Marte o della Terra, e sappiamo che noi atterrassimo su di esso profonderemo al suo interno. Il pianeta fa un giro completo ovviamente intorno al Sole in circa 12 anni terrestri, ciò significa che un anno su Giove dura come 12 anni terrestri, ma per compiere un giro su se stesso grande pianeta impiega solo 10 ore contro le circa 24 ore della Terra. Giove sappiamo che è anche circondato da due anelli, da almeno 16 satelliti, da una famiglia di comete. Ovviamente sappiamo che grazie ovviamente anche alle sonde spaziali che lo hanno avvicinato, cioè Pioneer 10, 11, Voyager 1 e 2, Ulisse e Galileo, sono state anche altre missioni che hanno spiegato in maniera dettagliata cos'è, cosa rappresenta questo pianeta. Oggi abbiamo una conoscenza più dettagliata di Giove. Con le sonde Voyager, infatti, gli astronomi hanno scoperto un sottile anello intorno al pianeta, simile chiaramente a quello che circondano Saturno. Poi nel 95, come vedremo nella puntata di oggi, una sonda portata nello spazio, appunto Galileo, riuscì a raggiungere l'atmosfera di Giove mentre scendeva attraverso le nubi e inviò soprattutto moltissime informazioni verso la Terra. Una su tutte, sicuramente quella che tutti sappiamo, ovviamente lo vedremo nel video in maniera più dettagliata, è quello che Giove veniva considerato una stella mancante perché
al suo interno abbiamo degli elementi come l'idrogeno ed elio, che sono indispensabili per mantenere attivo una stella. Ovviamente poi ci soffermiamo sul clima. Il clima di Giove è sufficientemente, anche con un telescopio di dimensioni modeste, per vedere intorno a Giove anche alcune bande scure che si possono notare. Poi si tratta di sistemi nuvolosi a strisce. Il calore sprigionato dal nucleo del pianeta con incandescente a far salire i gas dall'atmosfera, che successivamente si raffreddano e ricadono verso il basso. Giove poi decisamente è un pianeta nuvoloso e ventoso. La sonda Galileo ha misurato nella sua atmosfera, pensate, 20 venti che viaggiano a velocità strabilianti fino a 650 km all'ora. I venti sono così forti anche perché il pianeta gira su se stesso molto rapidamente e soffiano più velocemente all'equatore vicino ai poli. Giove poi è circondato da campi magnetici intensi che, vicino alla sommità delle nubi, superano il campo terrestre di oltre 20 volte. Ovviamente il campo magnetico del pianeta è anche invertito rispetto a quello terrestre, per cui le nostre bussole su Giove indicherebbero il sud e non il nord. Ci sono poi le macchie rotondeggianti, che sono dimensioni veramente straordinarie. La grande macchia rossa, come vi ho detto prima, questa macchia in realtà è una tempesta gigante, permanente, un grandissimo uragano, forse il più grosso del sistema solare, con una velocità di un metro ogni secondo verso est o verso ovest, ma senza mai spostarsi a nord o a sud. Oltretutto, e chiudo questo discorso di introduzione chiaramente al video che andremo a vedere oggi, parlando di Giove ha anche delle lune. Galileo si accorse che intorno al pianeta c'erano quattro piccoli astri che sembravano ruotargli intorno, così come la luna che fa con la Terra. Sono stati i primi satelliti di Giove, essere individuati, che hanno ricevuto i nomi mitologici Io, Europa, Ganimede e Callisto, in onore dello scopritore. Sono detti satelliti galileiani, prendono anche nome di satelliti Medicei, perché Galilea li dedicò a Cosimo II de' Medici, Granduca di Toscana. Quindi Io, Europa, Ganimede e Callisto hanno caratteristiche da loro molto diverse, lo vedremo tra poco. Su Io, per esempio, gli astronomi hanno evidenziato l'esistenza di montagne alte, decine di chilometri e potenti vulcani attivi che lanciano nello spazio ingenti quantità di solfo. Ovviamente questa è anche una delle lune più vulcaniche del sistema solare. Europa invece è ricoperto di ghiacci, e non è escluso che sotto tutto quello stato di ghiaccio si nasconda acqua allo stato liquido e forse qualche forma di vita. Chiaramente, se vedrete Europa, ovviamente è un satellite come se fosse una palla da biliardo. I più piccoli poi satelliti di Giove invece sono stati evidenziati solo recentemente dalle sonde spaziali nel corso del tempo. Ma in particolare c'è una cosa da dire, poi andiamo con il video, che ad esempio Ganimede è una delle lune più grandi del sistema solare. Quindi pensate che se Ganimede sarebbe stato un pianeta se qualora Giove fosse stata una stella. E adesso andiamo a vedere questo video e buon divertimento. Planetario in miniatura con quattro grandi lune, tutte visibili dalla Terra con un piccolo telescopio. Giove è una gigantesca palla di gas, il più grande dei pianeti. Questa immagine è ripresa dal telescopio spaziale Hubble e qui dalle sonde Voyager. Le immagini sono state rielaborate al computer. Il ritratto di un colosso che ruota sul proprio asse in meno di 10 ore è abbastanza grande da contenere 13.000 volte la Terra. Fu il Voyager, la sonda più straordinaria nella storia dei voli spaziali automatici, a svelare i segreti del grande pianeta. Nel 1977 gli americani lanciarono due sonde perché studiassero a fondo Giove e gli altri pianeti esterni. Due anni dopo erano in vista del pianeta, un'imponente sfera percorsa da migliaia di scariche elettriche che lampeggiavano nell'atmosfera. Aree di impressionanti turbolenze, come non se ne erano mai viste. Tempeste e vortici. Un immenso squarcio nella coltre di nubi. La grande macchia rossa di Giove osservata per la prima volta 300 anni fa. Il Voyager confermò che si tratta di un immenso uragano grande tre volte la Terra.
Questa sequenza è stata tratta dalle immagini trasmesse dal Voyager in avvicinamento al pianeta. Due lune di Giove e le loro ombre. Giove è composto principalmente di gas, idrogeno e elio, ma al centro potrebbe trovarsi un piccolo nucleo roccioso. Poiché è una sfera di gas, Giove non possiede una superficie solida, quindi nessun cratere e nessun vulcano. Se Giove fosse 10 volte più grande, sarebbe una stella. Ma la sua fornace nucleare non si è mai avviata. Anche così, però, l'energia irradiata dal nucleo, che si contrae lentamente sotto il peso degli strati più esterni, è maggiore di quella che Giove riceve dal Sole. Questa sequenza del Voyager mostra le fasce parallele dove soffiano venti impetuosi, in direzioni opposte, a oltre 500 km orari. La grande macchia rossa è un anticiclone, cioè una gigantesca area di alta pressione. Ma come si è formata? Le aree di turbolenza simulate al computer mostrano come molti vortici, nel rincorrersi a vicenda intorno al pianeta, possano alla fine fondersi in un unico uragano, un uragano delle dimensioni della grande macchia rossa. A sinistra Giove come lo vediamo, a destra un'immagine a raggi infrarossi in cui sono evidenziate le variazioni di temperatura. I gas più caldi, in rosso, salgono verso gli strati più alti dell'atmosfera. Quelli più freddi, in bianco e azzurro, scendono invece verso il basso. Il telescopio spaziale ha fotografato questa affascinante aurora che circonda il Polo Nord. Assomiglia all'alone dell'aurora boreale terrestre, un'interazione del vento solare con l'atmosfera. L'aurora di Giove è la prova visibile dell'estesa magnetosfera del pianeta. È il forte campo magnetico che devia il vento solare, le particelle atomiche continuamente emesse dal Sole. La magnetosfera di Giove è la più intensa del Sistema Solare, persino del Sole stesso, un fatto verificato dalla sonda europea Ulisse. La sonda, per arrivare sui poli del Sole, ha usato la gravità di Giove come una fionda per uscire dal piano dove orbitano i pianeti. In questo passaggio ne ha misurato la sorprendente magnetosfera. Così Giove potrebbe apparire dal suo satellite Ganimede. Gli anelli furono scoperti dal Voyager. Sono costituiti da polveri fini come il tappo. Dottor Cole Hayes, ci può spiegare un po' come funzionano i meccanismi che potrebbero permettere a una civiltà aliena di comprendere i messaggi che sono a bordo del Voyager? La placca metallica è un coperchio protettivo. Sopra ci sono scritte le istruzioni per utilizzare il disco che è all'interno. Sul coperchio c'è anche il disegno di un atomo di idrogeno, l'elemento più comune nell'universo. Riteniamo che se una civiltà extraterrestre dovesse incontrare il Voyager, potrebbe riconoscere il disegno dell'atomo di idrogeno. Inoltre, le istruzioni sulla placca fanno capire, attraverso una serie di riferimenti astronomici, dove si trova il Sistema Solare, base di partenza della sonda, e anche come estrarre dal disco le immagini e i suoni registrati. Eccone alcuni esempi che vogliono dare un'idea delle attività umane. Здравствуйте, приветствую вас. Bonjour tout le monde. Tanti auguri e saluti. Hartelijke groeten aan iedereen. Konnichiwa, o genki desu ka?
Mercurio e di Plutone. Se Giove fosse diventato una stella, Ganimede sarebbe un pianeta. A meno 200 gradi centigradi, la sua superficie è una crosta ghiacciata, spessa un centinaio di chilometri. Rughe e crateri, una topografia antica e immutata. Sotto la crosta, un mantello d'acqua fangosa che avvolge un nucleo centrale di roccia. Fra le lune di Giove, Callisto ha la superficie più corrugata. Dovunque crateri da impatto. Il più grande è Valhalla, un bacino largo 2000 km qui riprodotto in un disegno. Per dimensioni, composizione e temperatura, Callisto è uguale a Ganimede, una luna grande quanto un pianeta. Ma perché manca l'attività geologica? Un motivo potrebbe essere la maggiore distanza di Callisto da Giove. Gli effetti di marea gravitazionale sarebbero qui minori. Sottoposta a minori tensioni gravitazionali, la crosta congelata non è stata modificata da fessure, pieghe o vulcani. Il successivo incontro del Voyager fu molto diverso. Il satellite è Europa, la cui superficie assomiglia a un guscio d'uovo coperto di crepe. Si ritiene che tutto il globo, liscio e senza crateri, sia un oceano coperto da un sottile strato di ghiaccio. Sono i movimenti interni. Io, il più interno dei quattro satelliti maggiori, rivelò molte sorprese alle telecamere dei Voyager. Pennacchi vulcanici ripresi per la prima volta dalle sonde automatiche. Un paesaggio dove dominano colori insoliti e bizzarri. In un lago di zolfo liquido, brina bianca di anidride solforosa. Il Voyager 2 fotografò il satellite in maggiore dettaglio. Si trattava del corpo vulcanico più attivo dell'intero sistema solare. Una superficie colorata sottoposta a gigantesche maree causate dalle opposte forze gravitazionali di Giove e di Europa. Una crosta di zolfo solido, profonda 20 km, galleggiante su un oceano di zolfo liquido. Una miriade di vulcani. A parte la Terra, gli unici vulcani attivi sono stati osservati su Io. Cosa succede quando una cometa si scontra con un pianeta? Nel luglio del 1994, questo rarissimo evento è stato finalmente osservato quando la cometa Shoemaker-Levy 9 si è tuffata a 60 km al secondo nel più grande pianeta del Sistema Solare, Giove. Tutto è cominciato quando la cometa Shoemaker-Levy, nel suo viaggio cosmico, è rimasta intrappolata nella gigantesca forza gravitazionale di Giove. È allora che il suo nucleo ha cominciato a spezzarsi in numerosi frammenti. Quando venne avvistata per la prima volta nel marzo del 1993, la cometa sembrava una collana di perle luminose. Il telescopio spaziale Hubble ha ripreso alcune straordinarie immagini di quelle schegge di cometa. Eccole. Sono state realizzate con i più sofisticati strumenti di bordo, come la Wide Field Camera. Nonostante le enormi dimensioni di Giove, lo scontro dei piccoli frammenti della cometa ha prodotto uno spettacolo inatteso. Sfere di fuoco larghe 7 km e temperature più alte di quelle del Sole sono state osservate fra il 16 e il 22 luglio, durante i memorabili giorni degli impatti dei 21 frammenti maggiori. Lo scontro della cometa Shoemaker-Levy ha fornito interessanti risposte e ha anche sollevato molti interrogativi.
Sono stati individuati elementi come l'idrogeno, il metano e molti idrocarburi complessi. Ma, per esempio, la quantità d'acqua osservata si è rivelata minore di quella attesa. Mentre le cicatrici degli impatti, grandi quanto la Terra, sono rimaste molto più a lungo nella turbolenta atmosfera di Giove, gli scienziati stanno ancora lavorando per risolvere questi enigmi. Che più che altro è l'unicità dell'evento, un evento che nella storia dell'umanità può essere osservato ogni milione di anni, un evento che nel passato ha certamente contribuito moltissimo all'evoluzione del nostro pianeta, perché si è potuto capire quello che succede nell'atmosfera di un pianeta, anche se gigante come Giove, in seguito a un impatto catastrofico. Si è liberata un'energia pari a 100 milioni di megatoni di TNT, che corrispondono a 10.000 volte tutto l'arsenale nucleare terrestre concentrato in un solo punto, e se questo evento fosse accaduto sul nostro pianeta, avremmo avuto praticamente un'estinzione globale come è avvenuto nel passato con i dinosauri e così via, perché tutta l'atmosfera terrestre si sarebbe surriscaldata di circa 200 gradi. Scoperte se ne sono fatte una grande quantità, specialmente per quello che riguarda la chimica organica, ma vorrei puntualizzare un successo prettamente italiano, la scoperta fatta da noi col radiotelescopio di Medicina, cioè dell'acqua. In seguito all'impatto si è scoperta una grande quantità di acqua ad una certa altezza dell'atmosfera di Giove, di sicura origine cometaria. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le comete sono in grado di importare, oltre alle molecole organiche, anche l'acqua, che è fondamentale, e che quest'acqua perdura nell'atmosfera di un pianeta e non viene distrutta, non viene dissociata, è perdurata per mesi, l'abbiamo potuto osservare per mesi. Che più che altro è l'unicità dell'evento, un evento che nella storia dell'umanità può essere osservato ogni milione di anni, un evento che nel passato ha certamente contribuito moltissimo all'evoluzione del nostro pianeta, perché si è potuto capire quello che succede nell'atmosfera di un pianeta, anche se gigante come Giove, in seguito a un impatto catastrofico. Si è liberata un'energia pari a 100 milioni di megatoni di TNT, che corrispondono a 10.000 volte tutto l'arsenale nucleare terrestre concentrato in un solo punto, e se questo evento fosse accaduto sul nostro pianeta, avremmo avuto praticamente un'estinzione globale come è avvenuto nel passato con i dinosauri e così via, perché tutta l'atmosfera terrestre si sarebbe surriscaldata di circa 200 gradi. Scoperte se ne sono fatte una grande quantità, specialmente per quello che riguarda la chimica organica, ma vorrei puntualizzare un successo prettamente italiano, la scoperta fatta da noi col radiotelescopio di Medicina, cioè dell'acqua. In seguito all'impatto si è scoperta una grande quantità di acqua ad una certa altezza dell'atmosfera di Giove, di sicura origine cometaria. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le comete sono in grado di importare, oltre alle molecole organiche, anche l'acqua, che è fondamentale, e che quest'acqua perdura nell'atmosfera di un pianeta e non viene distrutta, non viene dissociata, è perdurata per mesi, l'abbiamo potuto osservare per mesi. Una sonda tutta per Giove. La Galileo, partita a bordo dello Space Shuttle nel 1989, ecco mentre viene lanciata dal vano cargo della navetta, ha compiuto un lungo cammino prima verso Venere e poi di nuovo verso la Terra per aumentare la velocità grazie ai calci gravitazionali e arrivare, dopo 6 anni di volo, fino al pianeta gigante del Sistema Solare. La Terra e la Luna riprese dalla Galileo che si allontana. E questi sono alcuni incontri fatti durante il viaggio. L'asteroide Gaspra e l'asteroide Ida, intorno al quale ruota una piccolissima luna, Dactyl. Infine, nel 1995, l'arrivo su Giove. La prima parte della missione prevedeva il lancio di una piccola sonda che si sarebbe tuffata nella turbolenta atmosfera. Le manovre si sono svolte alla perfezione e il 7 dicembre 1995, per la prima volta, l'atmosfera del grande pianeta è stata esplorata da un robot automatico. La piccola sonda entrata negli strati gassosi a oltre 150.000 km orari ha subito una violenta decelerazione e, grazie ad uno scudo termico, è uscita indenne dalla brusca frenata. Dopo alcuni minuti ha aperto i paracadute e per 57 minuti è riuscita a mantenere i contatti con la sonda madre, scendendo per circa 200 km nelle colorate nubi di Giove. Cosa ha scoperto?
Innanzitutto alcune conferme. Giove, proprio come le stelle, è composto di idrogeno e elio. Altri elementi come il carbonio, l'azoto o lo zolfo sono presenti solo in piccole concentrazioni, che tuttavia la sonda è riuscita a misurare. Forse si tratta dei resti polverizzati di comete e asteroidi finiti sul pianeta gigante. Prima grande sorpresa. I venti di Giove sono molto più violenti e impetuosi di quanto si prevedeva. Soffiano a 650 km orari e coinvolgono anche gli strati profondi dell'atmosfera. Ciò, secondo gli scienziati, indica che è il calore interno del pianeta e non quello del Sole a mettere in movimento le colorate masse gassose. Seconda sorpresa, l'atmosfera di Giove è molto secca, c'è molta meno acqua del previsto. Altra scoperta in attesa, lampi e fulmini sono molto rari, contrariamente a quanto avevano fatto credere le osservazioni di sonde precedenti, come le Voyager. La missione Galileo ha trasmesso agli scienziati una valanga di informazioni non solo sul pianeta, ma anche sulle sue lune. E come sempre succede con le nuove esplorazioni, insieme alle risposte trovate sono sorti anche nuovi interrogativi e nuovi enigmi. Insomma, abbiamo visto chiaramente come Giove sono tante belle sorprese, tante cose da vedere. Tutto abbiamo visto anche nell'ultimo video in cui la Galileo ha sicuramente dato bello di informazioni, cose molto maggiori rispetto al Voyager. Mi volevo soltanto soffermare che durante il video chiederò ovviamente scusa a chi guarderà questo video, che chiaramente l'intervista fatta ovviamente al professor Cosmovici, in cui il video è risultato che è stato caricato due volte, questa sovrapposizione. Infatti chiedo scusa se ovviamente noterete questo dettaglio, ma ovviamente questo fa sì che si migliora puntata dopo puntata, e cerchiamo sempre di portare contenuti molto 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 più elaborati, e quindi diciamo fatti meglio. Quindi chiedo venia da questo punto di vista. Beh ragazzi, siamo arrivati alla fine, spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Ovviamente vi ricordo chiaramente il solito appuntamento: iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in modo tale che siete aggiornati su tutti i miei contenuti. Non mi resta che ringraziarvi e appuntamento alla prossima. Ciao.